Eccoci qua, buonasera, benvenuti o bentornati. Come sempre, a un nuovo episodio del Punto di Vista, eh, siamo arrivati a martedì 7 marzo e finalmente ce l'abbiamo fatta. Siamo riusciti a organizzare questa chiacchierata insieme eh, all'amico Max che vedete qui alla mia. Sinistra, probabilmente per voi, non lo so. Io adesso c'ho tutto specchiato, quindi non lo so. però è una, eh, un argomento che eh, volevamo trattare da tanto tempo. Ce l'eravamo detti già ai tempi quando lui ven venne a trovarmi, quindi parliamo di poco prima di Natale, se non erro. E ehm, adesso lo introduciamo. Speriamo a dovere, speriamo di insomma, di. Eh andare a toccare quei punti essenziali di questo macro argomento perché effettivamente ne racchiude tantissimi ma prima di tutto io ovviamente ringrazio tutti coloro che come sempre fanno parte di questa bella famiglia io ovviamente eh, ho lasciato un po' andare su telegram gli after show ma a breve ritorneranno ho dovuto spingere su a, alcune cose soprattutto tornati diciamo dal ban di, di youtube per eh, oltre tre settimane eh, ho dovuto recuperare un po' di aggancio un po' di contatti un po' di cose e un po' di lavori però piano piano tornerà anche eh, l'after show di telegram per adesso questa sera eh, io mh, ho chiamato l'amico max contini che intanto eh, ringrazio proprio, mh, di essere qui e gli mando un grandissimo abbraccio ciao max come stai ciao adriano bene finalmente riusciamo a trattare questo argomento che interessa entrambi sicuramente Assolutamente sì, assolutamente sì. Tra l'altro eh, è un po' per me un ritorno alle origini. No, chi con mi conosce un po' attraverso il canale, ma anche dal vivo, sa che il discorso, insomma, della psichedelia è qualcosa che mi ha sempre toccato eh, in profondo. Eh, sia per il concetto della musica sia per il concetto di tutto quello che racchiude effettivamente questo argomento. Che, come ho detto prima poco fa, eh, racchiude dentro di sé anche una marea di eh, argomenti, micro argomenti che, se vogliamo, però Diciamo, possono essere anche quelli macro argomenti perché eh, è, è qualcosa che va a toccare tanti, tanti ambiti. Stiamo parlando della DMT, la molecola dello spirito, come qualcuno l'ha eh, interpretata, la richiamata e ribattezzata. E il termine scientifico è, de, 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 eh, ma io di te, Max dimetiltriptamina bravissimo dimetiltriptamina già il nome è comunque sia qualcosa di molto difficile però mh, diciamo solo il nome è difficile perché effettivamente è una molecola molto semplice talmente semplice che si trova praticamente in tutti gli esseri viventi eh, presenti nel nostro mondo nel, nel nostro nella nostra terra in qualche modo e, mh, principalmente tendenzialmente la si ricava attraverso un processo chimico eh, fatto da, da, da alcune piante, sostanzialmente, diciamo. Via. Poi eh, c'è anche una eh, nostra riserva naturale che noi abbiamo dentro la nostra testa e poi adesso andiamo ad approfondire anche insieme a Max. Max, intanto ci racconti un po' che cos'è questa DMT dal tuo punto di vista? Prego. Eh, sì, certo. Allora, io volevo fare tutta una... Una, una trattazione articolata per arrivare a, una, a un punto abbastanza semplice ma allo stesso tempo anche complesso. Eh, L'altra volta ne parlavamo eh, in un certo senso anche dall'amico Luca Tanesco sul perché mi ero interessato di dimensioni parallele e tutto quel genere di, um, di argomenti e allora cosa c'entra? In realtà è tutto connesso io mi sono avvicinato all'argomento psichedelia che ho approfondito fino a un certo punto ma in particolare sulla DMT eh, tramite un testo eh, di un autore abbastanza conosciuto, molto conosciuto in realtà non tanto per questo testo, sto parlando di Graham Hancock eh, era quello che ha trattato l'argomento delle piramidi che tutti conosciamo ebbene Hancock ha scritto anni fa un, un testo che a me è piaciuto tantissimo che in italiano è intitolato Sciamani eh, non capisco perché alla fine perché il titolo originale era supernatural e, e faceva un'ipotesi eh, per me ai tempi sconvolgente su un eventuale contatto con il supernaturale quindi con eventuali dimensioni parallele che poteva esserci stato nel corso della, della storia umana e ho scoperto che questa teoria era nuova solo a me ma in realtà eh, altri studiosi l'avevano affrontata e allora mi ci sono avvicinato poco alla volta anche perché eh, andava a spiegare sia a livello farmacologico che biologico un ipotetico incontro sia con creature aliene eh, quindi banali extraterrestri che le creature fatate che hanno praticamente sempre accompagnato l'uomo nel suo cammino evolutivo e uno di questi mezzi tramite i quali è possibile accedere a queste dimensioni parallele, eh, sembrerebbe essere proprio la dimetiltrittamina, la DMT. E, io tramite questo libro di, di Anko, che, che è un bel librazzo di 600 e pagine, ma secondo me se l'argomento interessa scorre abbastanza bene, sono venuto a conoscenza degli studi di Rick Strassman, che è probabilmente poi il, il ricercatore un po' più famoso sull'argomento, e Rick Strassman è, è un medico statunitense specializzato in psichiatria eh, e ha un training medico nella ricerca clinica psicofarmacologica. Eh, L'ha ottenuto all'Università della, della California di San Diego e è stato per 11 anni direttore insegnante di psichiatria all'Università del Nuovo Messico. Ed è proprio all'Università del Nuovo Messico dove ha effettuato questi studi sulla DMT che... A me hanno sconvolto perché la cosa carina degli studi di Strassman è che lui porta appunto a conoscenza del lettore sia la farmacologia, quindi ti fa capire che eh, è un discorso con delle basi eh, solide e vere, non sono solo disquisizioni psicologiche, che degli esperimenti eh, scientifici ufficiali, perché lui, appunto, ha fatto degli esperimenti con dei volontari eh, presso un'università americana. E io per uh, portare un attimino uh, chi ci ascolta a seguire un po' il ragionamento che mi porta ad accostare la DMT a eventuali incontri ravvicinati e o oh, fatati, volevo iniziare un po' spiegando a livello farmacologico che cos'è la DMT e perché è così importante. Uh, poi so che anche tu, Adriana, hai approfondito l'argomento, quindi magari. Vediamo un po' di, di quadrare le varie. Di varie, certo. varie. E la DMT è particolare perché la DMT è una molecola endogena. Endogena vuol dire, da, deriva dal greco, vuol dire che viene prodotta all'interno del corpo e come dicevi tu appunto eh, esiste praticamente ovunque alla, in natura. Endogeno in greco è composto da endo che è dentro e geno è generato, quindi generato da dentro o formato. E la cosa particolare è che mh, quasi tutti gli organi del corpo umano la, la producono, quindi sia i polmoni che il fegato, il sangue, gli occhi, il cervello, hanno tutte le materie prime per, per produrla, ma uh, viene prodotta principalmente dalla ghiandola pineale, quella chiamata anche epifisi, e praticamente questa ghiandola pineale la sentiamo nominare per la prima volta eh, negli scritti di Erofilo, che era un medico greco del III secolo a.C., e quindi stiamo parlando più o meno dell'epoca di Alessandro Magno. E... Ghiandola pineale. Eh, pineale già dovrebbe ricordarci un po' qualcosa, perché deriva dal latino pineus, quindi relativo al pino, pi, la pigna, perché ha la forma di una pigna, e ha la particolarità di essere un piccolissimo organo, appunto a forma di pigna, che non è più grande del, del dell'unghia di un mignolo, è molto piccola. E, è speciale, è ancora più speciale, perché eh, è circondata dal cervello limbico, che è quello che viene considerato e chiamato il, il cervello emozionale. Quindi, si trova anche in una posizione biologica privilegiata e molto particolare. E il sistema limbico è una serie di strutture cerebrali intimamente coinvolte nell'esperienza degli stati d'animo come la gioia, la rabbia, la paura, l'ansia, il piacere. E, e di conseguenza, appunto, la ghiandola pineale, trovandosi eh, avvolta dal cervello limbico, limbico, ha un accesso diretto anche ai centri emozionali del cervello. E non solo, eh, posso dire di più, eh, la vicinanza della ghiandola pineale ai canali del liquido cerebrospinale permette alle sue secrezioni, di raggiungere con facilità tutti i recessi più profondi del cervello ed in particolare i fondamentali centri cerebrali delle emozioni e delle percezioni, appunto. E il fluido cerebrospinale di cui parlavo prima è importante perché viene prodotto nei ventricoli, che sono delle cavità vuote che si trovano in profondità all'interno del cervello. È un liquido chiaro, salato e ricco di proteine e fornisce al cervello un cuscinetto. Che lo protegge da colpi e urti improvvisi, e non trasporta solo la DMT che viene eventualmente prodotta, ma trasporta anche tutte le sostanze nutritive eh, in profondità nel tessuto cerebrale, e allo stesso tempo serve per portare via tutti i prodotti di scarto. E, e quindi anche questo eh, fluido cerebrospinale ha un accesso privilegiato e diretto al cervello. L'ultima cosa a livello farmacologico che posso dire sulla DMT per cercare di inquadrarla a livello appunto biologico è che praticamente è la più semplice delle trittamine. Le trittamine sono degli, degli alcaloidi e eh, gli alcaloidi sono dei composti organici contenenti azoto biogenico e, ed è la più, la più semplice delle trittamine psichedeliche. E, tra l'altro, la sua farmacologia. E molto simile a quella di altri noti psichede psichedelici uh, e quindi influisce sui siti recettori della serotonina, uh, come per esempio fa anche lo, lo stesso LSD, la psilocibina e la mescalina. Uh, la serotonina, che non, nominavo poco sopra, è una trittammina pure lei ed è conosciuta, penso la conosciamo un po' tutti come ormone del buon umore. E I recettori della serotonina sono diffusi in tutto il corpo e si possono trovare nei vasi sanguigni, nei muscoli, nelle ghiandole, nella pelle. Eh, tutt eh, tuttavia, il luogo del corpo in cui la DMT dispiega i suoi effetti più, più interessanti, più curiosi, è proprio il cervello, eh, perché qui ci sono alcuni siti pieni di recettori della serotonina che sono sensibili alla DMT. E sono coinvolti nel processo dell'umore, delle percezioni e del, e del pensiero. Io <ride> sto parlando un attimino a ruota libera. No, no, va, va benissimo, assolutamente, guarda. Eh, poi <coughs> permettimi anche di dire che, mh, secondo anche gli studi che ho fatto io, eh, ap apre tutto eh, il concetto anche, mh, diciamo, quel filone, eh, di ricerca che prevede l'utilizzo di sostanze psichedeliche per la cura delle eh, malattie o comunque sia dei malfunzionamenti, eh, soprattutto che prevedono ansia, stress eh, e quant'altro, diciamo la, la eh, psico. Mh, come possiamo dire: la, ehm, la psichedelia. Per la cura della mente. Ecco, mh, anche Strassman ha detto che in qualche modo la DMT potrebbe essere, eh, diciamo, eh, presa, in un certo senso consumata eh, anche per questo tipo di aspetti, no? anche per questo tipo di, 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 di cure, in un certo senso. Tu cosa ne pensi? Esatto, infatti la cosa interessante è che lui nei suoi studi aveva proprio preso varie persone. Che alcune erano anche in cura tramite psichedelici. ai tempi quando aveva fatto gli studi, eh, se non ricordo male, l'LSD non era ancora stata vietata, e quindi la utilizzavano proprio per cure di disturbi dell'umore. Altri semplicemente erano psiconauti, e poi c'erano anche persone mh, nuove, diciamo, a questo mondo. E la cosa particolare appunto che lui notava e che secondo me ha una certa valenza è il fatto che mh, la, la cura quindi dell'umore tramite queste sostanze portata all'estremo, quindi aumentando il dosaggio come faceva lui, eh, secondo me portava ad un ampliamento degli effetti che normalmente vengono presi come terapeutici, ossia io ne assumo poca, può avere un effetto sull'umore e la cosa finisce qui. Quindi, è un effetto proprio superficiale. Andando avanti a generare, a generare umore, in un certo senso, dico una parola un po', un po' così, si sfonda una certa barriera. E a me era quello che mi ha affascinato che queste persone, sia le neofite che quelle già esperte di, di utilizzo di queste sostanze, riuscivano a vedere qualcosa di completamente diverso. E a me quella cosa le prime volte che ho letto i suoi studi mi ha, ha lasciato bocca aperta, anche, anche, perché, anche perché non so se noti Adrian, eh, lui aveva ripetuto i test su determinati soggetti e questi determinati soggetti vedevano sempre lo stesso evento e addirittura i, come si le entità con cui entravano in contatto erano consapevoli del soggetto in maniera continua. Cioè era come se non fosse una cosa campata in aria, ma fossero delle entità che comunque esistevano parallelamente a loro, li aspettavano e continuavano l'esperienza. Assolutamente, assolutamente. Ma sì guarda che mh, diciamo il, tutto il concetto della psichedelia, eh, anche se dicono che eh, questa mh, molecola, che è appunto la DMT, eh, differisca no? sia dalla psilocibina che dalla SLSD per alcune particolari eh, situazioni, per alcune particolari caratteristiche, soprattutto per il fatto che diciamo l'assunzione diretta, no? e lui ovviamente eh, dai suoi eh, ai suoi diciamo, eh, pazienti l'ha. Utili la, pr la provata in maniera sia endovenosa che eh, in maniera, insomma, ehm, da, da fumare in qualche modo. Ecco, mh, mh, il viaggio di per sé, quello che si prova, è qualcosa di estremamente potente, qualcosa che in realtà dura molto poco ma è molto profondo. Eh, eh, la descrizione è proprio questa: no? è come eh, se si venisse portati via dal proprio corpo, si, si sfondino determinate barriere fino ad arrivare a un punto dove qualcuno addirittura ha detto il posto dove si creano le anime e il posto dove sostanzialmente si incontrano tutte le entità che noi ad oggi eh, ricordiamo attraverso anche la mitologia, le religioni. No? Quindi, vari angeli, vari eh, diciamo, tutte quelle entità che noi conosciamo ad oggi come eh, con, con determinati nomi. Ecco. Eh, parecchi assuntori, parecchi anche ehm, diciamo, pazienti che hanno provato questa sostanza hanno proprio descritto questa situazione come la molecola che collega lo, ehm, diciamo, la parte all'esterno dell'umano con la parte eh, materiale, cioè la, la molecola che fa da ponte diciamo, no? tra l'invisibile e il visibile. Quindi ecco un po' la, la molecola dello spirito da cosa proviene, giusto Max? Mm -hmm. Esatto, anche perché ha di particolare, innanzitutto, che a differenza delle, delle altre molecole, eh, quindi le, delle altre triptamine, eh, viene prodotta dal corpo umano e paradossalmente, mentre le altre devono provocare un'intossicazione o possono provocare un'intossicazione, la DMT non solo è prodotta dalla, dalla pineale, ma viene lasciata, mh, lasciata passare. Dal cervello viene favorita. Addirittura secondo alcuni studi, eh, alcuni studi, detto così sembra che altri non siano d'accordo. In realtà funziona proprio così. Eh, il cervello sembrerebbe che abbia fame e bisogno di DMT in determinati, in determinati quantitativi. E tant'è che, appunto, secondo questi studi, ehm, si, si afferma che anche se il cervello inibisce L'accesso alla la maggior parte delle, delle droghe. Non so se si può usare questo termine qua su, su questa piattaforma, e... assolutamente di l'ho detto una volta. E delle sostanze chimiche, invece, sembra, come dicevo, avere una, una particolare passione per, la, per questa sostanza, per la DMT. E, e la cosa è curiosa, perché il cervello, quindi stiamo parlando appunto del cervello, non di un organo superficiale, è estremamente sensibile. Eh, in particolare, appunto, alle tossine e agli squilibri metabolici. Eh, è talmente sensibile che eh, ha una barriera che è praticamente quasi impenetrabile, che è chiamata barriera ematoencefalica. La, la barriera ematoencefalica serve eh, a impedire agli agenti indesiderati di lasciare il sangue e attraversare quelle pareti capillari e arrivare nel tessuto cerebrale. E questa barriera è talmente potente che tiene lontani persino i carboidrati complessi e grassi, eh, che invece altri tessuti utilizzano per produrre energia. Il cervello invece ha la particolarità che brucia solo le forme più pure di carburante, come gli zuccheri semplici o il glucosio. E invece, alcuni, eh, alcuni scienziati giapponesi hanno scoperto che il cervello trasporta attivamente la DMT all'interno. Del, dei suoi tessuti e gli fa attraversare la barriera ematoencefalica, e appunto, come dicevo prima, non si conoscono altre droghe psichedeliche che il cervello tratti in questo modo privilegiato, e quindi se la DMT fosse solo un irrilevante, insignificante sottoprodotto del nostro metabolismo, una cosa di scarto, allora perché il cervello si darebbe così da fare per portarla al proprio interno e gli da, gli, e gli perché gli darebbe questo trattamento privilegiato. D'altra parte c'è anche da chiedersi perché non viviamo sotto un costante effetto allucinatorio e qui credo che arriviamo a un, a un argomento che, che molti conoscono, eh, perché praticamente una volta che il corpo produce la DMT oppure viene anche indotta dall'esterno, eh, ci sono alcuni enzimi che la degradano nel, nel giro di pochi, di pochi secondi. E questi enzimi sono, sono chiamati monoamminoossidasi, hanno anche una sigla abbastanza simpatica per quel che mi riguarda, si chiamano MAO come il verso del gatto, e, e si trovano presenti in alte concentrazioni all'interno di sangue, fegato, stomaco, cervello e intestino. Prendesi, come c'è una presenza diffusa di queste monoamminossidasi nel corpo, questo sono il motivo per cui gli effetti della DMT sono di così breve durata e il corpo si assicura che venga smaltita rapidamente. Eh, solo che un'altra particolarità del corpo relativo a questa sostanza è che la ghiandola pineale produce anche altre sostanze potenzialmente psicoattive: che sono le betacarboline. carboline eh, Queste betacarboline sono dei composti che inibiscono la scomposizione della DMT da parte delle monaminoossidasi, le MAO. E dicevo che è un argomento che magari molti conoscono, perché si può fare l'esempio della ayahuasca, che è composta dalla banisteriopsis capi, che è un'aliana, che contiene degli alcaloidi armalinici come l'armina, la tetraidroarmina e l'armalina, che sono dei MAO inibitori, e anche la psicotria viridis, che contiene la triptamina lucinogena. Entrambi questi composti sono psicoattivi, ma hanno la particolarità appunto che uno dei due funziona da, da mao inibitore e quindi permette alla parte eh, psicoattiva di agire sul corpo umano. E quindi, alla fine di sto discorso, si potrebbe affermare che in un certo senso la DMT è una specie di cibo per il cervello, dato che c'è appunto questo trattamento simile a quello del glucosio, che dicevo prima. Eh, che è una preziosa fonte di energia e fa parte di un sistema proprio di alto, alto scambio, turnover, viene detto in termini più tecnici. Quindi la sostanza entra velocemente, viene consumata eh, velocemente e la trasporta attivamente attraverso appunto il proprio sistema di difesa, che invece abbiamo visto essere molto efficiente. Quindi è come se fosse necessaria al mantenimento, e eh, questa è una cosa che volevo arrivare più avanti, delle ordinarie funzioni cerebrali. Uh, è come se, uh, quando i livelli diventano troppo alti per uh, alcune normali funzioni per determinati motivi, si iniziassero a vivere delle, delle esperienze molto singolari, ed era qui quello che volevo arrivare a poco alla volta. Quindi la parte un po' tecnica, diciamo che è finita. Allora, ti ringrazio per questo approfondimento, perché è, è fondamentale per comprendere eh, che eh, non stiamo parlando di una droga, perché eh, molti eh, la potrebbero catalogare appunto come sostanza eh, stupefacente quando in realtà stiamo parlando di una molecola che, appunto, è presente praticamente ovunque. Poi la sintesi, ovviamente, è una sintesi chimica eh, che porta a, alla creazione appunto di quello che è il cristallo no? di dimiltriptamina di dime, di. Emi, vabbè, di DMT, che praticamente può essere ovviamente assunta in vari modi. Ehm, allora questo mi porta un po' indietro nel tempo, quando per esempio negli anni 60 eh, ci fu il boom della, eh, della psichedelia, no? ma non solo a livello ricreativo, no? anche a livello di studio scientifico, perché effettivamente se noi ragioniamo in termini eh, di sostanze, eh, di sostanze insomma, psicoattive. Abbiamo tendenzialmente un vasto catalogo di tutte sostanze che derivano dalle piante. Eh, mi viene da pensare il San Pedro, il Peyote, l'Iboga, la Ayahuasca, eh, la Psilocibina, eh, l'ergot, da cui proviene anche l'LSD, che comunque sia è qualcosa che proviene sempre dalle piante, eh, la DMT, che tendenzialmente viene estratta anche dalle piante per determinati usi. Quindi eh, è come se questa: eh, diciamo, queste. Mh, Molecole, queste mh, sostanze effettivamente ci riconnettessero con quello che è la Madre Terra, no? con quello che sono gli, anche gli spiriti eh, intelligenti eh, che fanno parte di, delle nostre, del, del, del nostro pianeta, cioè quello anche delle piante, per esempio. Ecco, e a un certo periodo della, mh, diciamo, della nostra cultura, soprattutto negli anni 60, questa, questo trattamento sciamanico, perché di questo alla fine stiamo parlando, venne utilizzato per studiare il cervello dell'uomo eh, stimolandolo appunto per andare a vedere poi le determinate eh, diciamo i determinati mh, risultati, no? Eh, e vedere effettivamente come il cervello rispondeva appunto ad ogni tipo di sostanza e da lì si è compreso che effettivamente un, un sacco, una marea di eh, problematiche me mentali potevano essere appunto curate. Ovviamente c'è stata un, una fitta eh, schiera di persone che si sono eh, proprio messe contro questo utilizzo no? scientifico, anche eh, diciamo della, eh, di, di determinate sostanze, a favore del, dell'inizio dell'ingresso della farmacologia, quindi di tutte le cose eh, farmacologiche, di tutte eh, le cose chimiche in un certo senso, le pastiglie e quant'altro, che hanno incominciato a, da, a dare effetti completamente diversi, effettivamente. Ehm, Ecco, sostanzialmente, quando ci rendiamo conto che tutte queste sostanze derivano da delle piante e che in qualche modo ci rimettono in contatto con la nostra terra, con gli spiriti della nostra terra, come mai, secondo te, si è arrivato a decidere tutto un tratto di smettere sia la sperimentazione... Che l'utilizzo, perché è stato poi negato e diciamo messo come bannato, come eh, droga, diciamo, quindi non si può assolutamente utilizzare, e quindi siamo tornati eh, a un retrocedere piuttosto che a un'evoluzione rispetto alla conoscenza di tali sostanze. Ecco, secondo te perché è successa questa cosa? Ma io appunto posso darti un, un secondo me, eh, innanzitutto, io credo che ci sia molto per certi versi anche giustificato, eh, nel senso è un po' una sorta di um, valvola di sicurezza, uh, sto dicendo c'è un certo pregiudizio nei confronti di certe sostanze che vengono eh, denominate droghe. Eh, giusto o sbagliato, non, non, non so, nel senso uh, in determinati contesti, essendo cose particolari, possono dare, mh, se utilizzate anche male, degli effetti uh, non voluti che penso che chiunque possa immaginare o conoscere uh, come dicevi tu però um, perché si è, st è stato fatto questo passo indietro a livello culturale a me viene da pensare che uh, queste sostanze in qualche modo e, e per in qualche modo intendo fisicamente uh, abbiano accompagnato la, la storia dell'umanità e l'abbiano aiutata a evolvere fisicamente perché, per esempio, mi chiedo come possano aver avuto delle eh, tribù del Sud America, eh, quindi con una cultura, per come la percepiamo noi, molto più bassa della nostra, riuscire a capire eh, esattamente l'abbinamento um, di, stiamo parlando di ayahuasca, di, uh, di due sostanze, di modo da ottenere un, ris un risultato evolutivo allucinogeno. Quindi mi viene da pensare appunto che dietro queste sostanze ci possa essere una qualche intelligenza o possano essere un tramite per contattare determinate intelligenze che vogliano accompagnarci culturalmente a evolvere. Se questo è vero, potrebbe essere che a livello è un termine un po' sporco così da dire, eh, governativo, eccetera, eh, ci sia una volontà di tenere l'evoluzione umana eh, sedata. Poi credo onestamente che mh, questi, questi temi abbiano dei, degli equilibri molto fragili, cioè dove si sconfina nel è giusto farlo. Piuttosto che uh, lo faccio per un tornaconto io potente personale per me? La risposta non c'è. Io credo che probabilmente si andava o si sta andando verso un livello evolutivo tale che queste sostanze avrebbero potuto, nel giusto modo, aiutare a fare quel gradino che mancava. E ipotesi potrebbe essere che questa cosa non è evoluta per motivi giusti e sbagliati. Uh, giusti probabilmente si è visto che la direzione presa era troppo veloce quindi i tempi non erano corretti sbagliati ci hanno interessato dall'altra parte invece a tenerci sedati sono tutte ipotesi purtroppo Adrian no no è chiaro ma io rispondo a tutti coloro che pensano che la DMT sia uh, facile da poter uh, come dice Blabruni ehm, si produce tranquillamente meditando senza bisogno di assumere sostanze Ripetiamo che la DMT non è, un, una, non è che assumi la sostanza, e quindi arriva la DMT. La DMT è, è la sostanza e non è che è una droga che viene assunta per arrivare chissà dove. Eh, è, è un qualcosa che eh, noi facciamo effettivamente naturalmente, ma l'assunzione diretta. Non ha nulla a che vedere con la meditazione. Tant'è che addirittura io seguivo un documentario nel pomeriggio in cui c'era un ragazzo che eh, era andato eh, in Asia, adesso non ricordo dove, no? Entrò in un, monaco, in un, in un convento di monaci buddisti e chiese a loro quanto la psichedelia avesse effettivamente, eh, diciamo, influito nel loro porche, in un percorso di consapevolezza per arrivare ad essere quello che loro sono oggi. Ecco. Tutti quanti hanno risposto più del 90% ha influito, quindi la maggior parte dei monaci tibetani in quel caso, di quella situazione lì avevano, per avevano intrapreso il percorso di Monaco eh, dopo eh, diciamo un primo contatto con la DMT all'esterno del convento, quindi da lì hanno incominciato a mh, diciamo prendere via, a fare un percorso diverso e comunque a utilizzare parallelamente eh, quella sostanza per poter arrivare a determinati stati di coscienza eh, ampliata e, e ricordiamo ovviamente che ci sono tribù indigene di qualsiasi, soprattutto dell'Amazzonia, ma di qualsiasi parte del mondo che continuano per eh, centinaia di anni a eh, utilizzare determinate, mh, determinate sostanze in eh, maniera del tutto naturale e ritualistica quindi non è, eh, cioè noi purtroppo siamo soprattutto in occidente legati al concetto di sostanza a scopo ricreativo. Te fumi le cannette, eh, te fai un acido, te prendi l'MD, non è così. La questione non, non è non stiamo andando su quel piano lì. Stiamo andando su qualcosa di completamente diverso, e questa mh, fase che noi abbiamo occidentale, diciamo di comprendere queste sostanze in una certa maniera, deriva eh, da secondo me la maggior parte dalla controinformazione che è stata fatta su determinate sostanze. Perché dal momento in cui tu fai, fai venire un proibizionismo in un certo senso no? su, un determinato, eh, su una determinata sostanza, più che eh, aiutare qualcuno a comprendere, cercare di fargli capire che cosa sta facendo, quindi accompagnarlo no? in un viaggio a livello medico, a livello scientifico e anche a livello sciamanico, è, eh, qui è ribaltato completamente la questione. Quindi che cosa è successo? Che dagli anni 70 in poi la psichedelia ha fatto un calo, ha avuto un calo pazzesco perché c'erano una marea di persone che la utilizzavano in maniera inconsapevole. Questo è ovviamente è il mio punto di vista, perché se tu prendi una sostanza inconsapevolmente... Ehm, o comunque sia non hai le basi, il background per andare a, scop a scoprire, e a studiare quello che ti capita è solo un viaggio che a volte non ti lascia niente se non una sballata in termini tecnici diciamo no? però se tu studi, se tu hai un background hai fatto un determinato percorso di consapevolezza la sostanza, in questo caso la dimiltriptamina che si trova anche in percentuale nella ayahuasca e porta a mettere dei sigilli su tutto quello che tu hai studiato fino a quel momento. Quindi è importante fare questa distinzione. La sostanza a uso ricreativo e la sostanza a uso ritualistico. Sono due cose completamente diverse. A mio paere, parere, poi se voglio sentire Max: non esiste nessun modo per eguagliare eh, diciamo il viaggio mistico che si ha attraverso l'assunzione diretta di dimiltriptamina. Tant'è che uno studioso ha eh, asserito, ovviamente, secondo il suo punto di vista, che tutte le visioni che noi eh, abbiamo avuto nel corso della storia, no? le, visioni, le visioni allucinogene, in un certo senso, che sono state riportate anche nei testi sacri, sono dovute a un contatto con questa sostanza. Tu cosa ne pensi, Max? Allora, hai messo sul, sul tavolo tanti argomenti interessanti. Uh, io volevo prenderla... Uh... Rispondendo dalla mia appunto alla domanda con cui ho iniziato, uh, io volevo rendere la cosa molto più banale: come si produce la, la DMT e perché c'è bisogno meno di, di meditare, eccetera? In realtà, tutti, come credo di aver detto all'inizio, magari mi sono dimenticato, la produciamo questa DMT: tutti, io, te, Adrian, tutti quelli della chat, stanotte dormendo verso le 3 di notte, produrremo della DMT. In realtà, la stiamo producendo anche adesso a livelli molto molto inferiori è una cosa che noi abbiamo sempre sempre comunque in circolo nel corpo e che sempre comunque influisce nel cervello eh, quindi non c'è una tecnica per produrla eh, quello che cambia e quello che cambia probabilmente negli stati meditativi e eh, sicuramente cambia cambierà stanotte quando noi dormiremo è che eh, cambieranno le quantità fisiologiche di LMAO, quindi gli inibitori che permetteranno di alterare la tossicità, tra virgolette, di questa sostanza eh, quindi è un sottile equilibrio dire cosa è giusto, cosa è sbagliato ehm, nel senso a livello fisico, come dicevi anche tu Adrian, a livello fisico e meditativo ehm, ci sono mh, iniziati che riescono quasi ad annullare il, il battito cardiaco da sembrare quasi morti, viceversa, ci sono degli stupefacenti che poi non sono stupefacenti, molto banali che non fanno altro che incrementarlo il battito cardiaco. Quindi, è qui la differenza che abbiamo tra qualcosa di endogeno, quindi prodotto dal cervello come la DMT, e utilizzato a seconda del contesto in maniera giusta o sbagliata. Ehm, come diceva, per esempio, Vaniel, vedo tre commenti: un esempio lampante è il, la canapa. E la canapa io credo che chi ha un attimino di sensibilità e non si ferma alla, allo strato superficiale. Appunto, eh, sa che serve a quasi qualsiasi cosa, si può utilizzare per tutto. Dai tessuti, ai credo i carburanti. C'è cioè di tutto. Eppure è stata ostacolata con qualcosa di demoniaco. Chiaramente la canapa, se utilizzata male, fa danni come qualsiasi cosa. E... Dipende dal contesto e dipende da come la si utilizza. Secondo me è possibile a livello meditativo eh, facilitare l'utilizzo del corpo della DMT. Ossia, io so che questo è possibile, ipotizzo che nello stato meditativo noi riusciamo oltre a rallentare il battito cardiaco a eh, far produrre quella quantità. Infinitesamente, infinitise, in, infiniti, non viene il termine. Eh, sì, anche tu però non gioia <ride> infinitesamente. vabbè, ci Quella cosa io. lì, <ride> è minore, tanto da fare <ride> um, preponderare la quantità di MT che ci permette di avere eh, l'esperienza lucinogena. Per esempio, credo fosse Aldo nei commenti, diceva, immaginate se qualcuno eh, per qualche motivo non produce inibitori, quindi sempre sotto trip allucinatorio, ma ne abbiamo parlato tante volte, almeno ne abbiamo parlato altre volte anche qua sul nostro, sul tuo canale, scusa se ho detto nostro, però è un po' di familiarità. Ah, e... I, I classici pazzi, quelli che noi chiamiamo pazzi, eh, forse pazzi non sono. Un'ipotesi potrebbe essere che loro, per qualche eh, disfunzione biologica, hanno eh, questo scompenso, quindi producono meno inibitori e più DMT, tanto da vedere qualcosa che noi non vediamo. Quindi noi che abbiamo dei livelli fisicamente ottimali, socialmente ottimali più che fisicamente, vediamo la, la realtà così com'è. Com è, loro la vedono in maniera per noi stramba. Quindi sì, probabilmente loro sono sempre sotto effetto allucinatorio ci sta ma quello che noi chiamiamo allucinatorio magari chissà con che cosa interagiscono anche perché per alcune società tribali il, il folle il saggio è colui che è sempre in contatto con la divinità e quella è la cosa la cosa interessante purtroppo come in tutti questi argomenti io credo che ed è comprensibile ci sia mh, ci sono passato anch'io ci passo anch'io quotidianamente del pregiudizio Forse serve anche un po' a, a proteggerci, a, a farci agire con un pizzico di, con grano salis, come si dice, si direbbe in latino, eh, per non prendere le cose in maniera da far danni, insomma. E ok, qua mi sono un attimino perso. No, no, è chiaro, no, no, capisco, capisco. Beh, io, guarda, mh, ti dico, insomma, mh, tramite conoscenze, no? situazioni che sono avvenute durante il mio percorso nel passato e quant'altro, eh, parlando anche con i ragazzi qua in chat che vedo un po' di messaggi, quindi mi sento di rispondere. Eh, il, il viaggio che eh, tendenzialmente si ehm, presenta nel momento in cui si fa un rituale simile è molto simile a un'esperienza di pre-morte, è qualcosa che va oltre per quello che non è paragolabile ai sogni lucidi. Non è paragonabile eh, ai sogni notturni, non è paragonabile a tante altre cose che eh, non, eh, diciamo che noi siamo soliti, abbastanza diciamo trattare. No? Che sono argomenti, diciamo più o meno che tutti noi conosciamo: almeno chi segue questo canale, sono sicuro che li conosce, e che almeno una volta nella vita ha provato a fare. Se voi mettete, per esempio, su YouTube un video qualsiasi di Rick Strassman o di chi per lui racconta le esperienze, vi renderete conto che qualcosa. Di completamente diverso da quello che eh, effettivamente noi immaginiamo, è qualcosa che è quasi inimmaginabile. Addirittura, eh, insomma, tra gli esperti si dice che sia. L'allucinogeno più potente al mondo, qualcosa che è molto più potente addirittura dell'LSD. Lo chiamano il sogno ad occhi aperti, in qualche modo, dove il set e il setting non hanno nessuna importanza perché viene tutto da dentro di te, in qualche modo. Quindi è come se tu ti staccassi totalmente dal proprio corpo e eh, incominciarsi ad uscire da quella che è la realtà che ci circonda per andare a finire in posti, addirittura alcuni parlano di venticinquesima dimensione, diciottesima dimensione, entità che vivono appunto lì nel nucleo dove vengono create le anime, quindi, quindi qui stiamo parlando di qualcosa che è un pochino forte, non è eh, un, un, una meditazione, per quanto io... Eh, ho le mie idee sulla meditazione per quanto io a volte insomma mh, critichi anche determinate eh, tecniche di meditazione. Perché credo che anche lì vada fatta con un certo tipo di consapevolezza. Perché ad a fare meditazione si aprono determinati canali, eh, determinate cose che possono far entrare e uscire entità di qualsiasi genere. Ecco, ehm, addirittura c'era chi. Eh, diceva, raccontava in, in questo documentario che vedevo nel pomeriggio che tendenzialmente, quando si assume anche un determinato tipo, su, una determinata quantità di questa sostanza della DMT, eh, praticamente eh, si manifestano anche tutti quegli esseri che noi spesso chiamiamo alieni, quelli che in qualche modo possono fare eh, le abduction, le cosiddette adaption, abduction. Quindi, è, è un qualcosa di sperimentalmente molto molto potente e purtroppo io non so qua in Italia come è messa la legislazione penso che sia abbastanza è, ill è illegale no la DMT allora io so sapevo che era illegale cioè sapevo che lo è sempre stata ho letto eh, recentemente ehm, che è diventata illegale quindi qualcosa non mi torna eh, credo che ma questa è una mia interpretazione che fino a qualche anno fa, per motivi penso ritualistici, potesse essere, potesse essere tollerata. Nel senso, mi fermano per strada, che vado in ufficio e ho della DMT, col cavolo che mi lasciano passare. Uh, invece, dimostro di essere un uh, praticante della tal religione e ho il mio tempio in cui Esattamente. mi Esattamente. Esattamente. Credo che ultimamente sia cambiato il fatto che, no, comunque, non. Non la, puoi, non la puoi più utilizzare. Mi um, era venuto in mente qualcos'altro da dire? Però effettivamente so che esistono delle varie chiese no? eh, che utilizzano appunto determinate sostanze, eh, chiese nel senso, in, nel senso di religione, eh, che utilizzano determinate sostanze e sono quasi esenti, se non erro. Eh, dalla legge eh, perché praticano il loro culto e quindi conviene riconosciuta effettivamente come eh, sostanza per il culto e finisce lì la questione so che anche in Italia ci sono chiese del genere esatto e sì questa, questa cosa la sapevo anch'io cioè, resta da capire e questa è una curiosità effettivamente che ho se questa cosa di nuovo è ancora tollerata eh, o meno perché poi come al solito come capita anche per altri argomenti uno si imbatte nel titolo, nel titolo a chiappa click, eh, questa cosa qui è, è vietata, non si può più fare, o è sbagliata, poi in realtà vai ad approfondire la, la legge o leggi banalmente l'articolo e ti dice tutt'altro. Quindi sarebbe da... Io, io credo che non a scopo ricreativo, a scopo cerimoniale, possa essere ancora tollerata, ma non, non ci metterei sopra le piume. ecco. Certo, <ride> assolutamente. Beh, comunque, eh, è una, un argomento mh, particolare. Sicuramente, mh, diciamo, io mi aspettavo e mh, mi aspetto anche mh, per chi vedrà poi la puntata che non tutti capiscano effettivamente di cosa stiamo parlando perché. Eh, manca sicuramente la parte dell'esperienza, eh, no? certe cose se ne parla in maniera teorica, quindi è difficile andare a comprendere chi parla solo in maniera teorica di certe cose senza aver fatto un'esperienza, quindi eh, so per certo insomma che certe cose non verranno capite, come probabilmente non l'ho capite io e non le capirà Max, però la cosa che secondo me mh, diciamo può risultare più chiara in assoluto è il fatto che se la psichedelia ha ricevuto un ban diciamo dalla società eh, un qualcosa deve, deve pur creare nella mente dell'uomo deve pur creare no nella realtà dell'uomo e ehm, chissà effettivamente se insomma se i DORS avevano ragione no e il nome deriva proprio dall'aprire le porte della percezione quindi chissà se eh, questa psichedelia effettivamente eh, va ad aprire il, le porte della nostra mente fino ad arrivare a farci usare quella percentuale di cervello che noi naturalmente non utilizziamo sai no, quando si dice anche il limitless no? noi usiamo solo il 15% del nostro cervello ecco, lui prende una pillola iniziano determinati ricettori a funzionare in maniera diversa e questa persona eh, nel film diventa super intelligente chissà se Effettivamente, attraverso la uh, psichedelia non si va addirittura oltre, quindi, attraverso la DMT si aprono appunto quelle porte che ti connettono con l'esterno di questa realtà percepita dai sensi che effettivamente risulta essere più o meno al 5%, 6% di tutta la realtà che abbiamo intorno. No, e quindi, insomma, tu cosa ne pensi, Max? Ma assolutamente, anche perché mi hai fatto venire in mente una. Uh, un altro argomento, eh, cioè ci stiamo arrivando proprio negli ultimi anni e la cosa si sta incrementando, ma ha a che fare anche con questo. Eh, ci viene sempre più detto cosa è giusto e cosa è sbagliato. Eh, si parla per esempio ultimamente di, di fake news e tutte quelle cose lì. Eh, sulla carta il fatto che qualcuno ti protegga da un'esperienza, quindi generalizzo dicendo esperienza, potrebbe anche essere giusto, nel senso io so che è sbagliato. Per te eh, non lascio che tu commetti un errore. Il problema è che c'è un piccolo grande ma. Il problema è che l'essere umano nella sua evoluzione, e per evoluzione di essere umano intendo nel passaggio da bambino a uomo adulto, ha bisogno di commettere degli errori. Non, se, non ha la stessa valenza il fatto che il tutore. Gli dica, guarda, quella cosa lì è sbagliata. Chiaramente, io non potrò lasciare che un, un bambino vada a schiantarsi contro un albero. Ma uh, il bambino avrà bisogno, o l'essere umano in formazione, di eh, fare degli errori. Gli errori sono pedagogicamente corretti, anche perché dall'errore si comprende molto di più rispetto, da, eh, quello di, rispetto a quello che si può comprendere da un errore narrato. Se io ti dico, Adrian, questa cosa qui a te fa male, tu sulla, mia fi sulla fiducia mi puoi credere e la tua razionalità ti potrà anche portare a dire, ok, non lo faccio più, ma se tu quella cosa lì la provi, imparerai a livello percettivo e diventerai diverso. E questo è valido dalle fake news, perché uno si può intanto comporre una propria mentalità a quelle che vengono chiamate, come nel contesto odierno, delle, delle droghe quindi in mente c'è questa volontà di eh, superficializzare. Ho coniato un neologismo okay. eh, la mentalità comune, ipotizzo questo. Ah, una cosa che mi hai fatto okay. venire in mente prima quando hai parlato, eh, sempre sugli esperimenti di Strassman che a me hanno eh, sconvolto. Onestamente era quello che dicevi tu, eh, quando lui faceva. Questi, questi test con questi volontari questi volontari continuavano a vedere strassman e l'infermiera quindi erano consapevoli di essere lì in quel momento ma nello stesso tempo mentre questa sostanza entrava in corpo loro vedevano anche queste altre entità era lì la differenza eh, rispetto ad altre droghe quindi sembrava davvero che queste due cose convivessero erano due layer Due veline che si sovrapponevano, allora io so che questo, per esempio, avviene nei momenti in cui il dosaggio è minimo: eh, nel senso che comunque sia, tendenzialmente ehm, si, va si vanno a percepire tutte quelle entità chiamiamole etere, che vivono qui nella nostra dimensione, perché l'etere fa parte della nostra dimensione, ma noi non le percepiamo, non le vediamo, le percepiamo magari a volte, alcuni le vedono, eh, con um, delle, dei dosaggi minimi di DMT, eh, scusate, eh, praticamente si rimane coscienti in qualche modo, ma allo stesso tempo si allarga la percezione a tutto quello che è. Etereo, a tutto quello che è intorno a noi, con dosaggi maggiori, e questo ne parlava eh, durante un esperimento che fece a una persona che era, eh, diciamo, avvezza no? ad utilizzare psico, eh, psicoattivi, psico... Allucinogeni, scusatemi, stasera sono un po' allucinato anch'io. <ride> eh, e praticamente, eh, si, era, questo, questo paziente chiese appositamente di aumentare la dose perché lui effettivamente era poco, diciamo, eh, era stato poco colpito da questa sostanza. Quando gli è, eh, è stata aumentata la dose, eh, la descrizione è stata questa: il, eh, il soggetto in un certo senso si alza di scatto eh, sulla, su, sul, sul letto, si mette seduto, si allargano le pupille, che diventano totalmente nere, e entra in una sorta di trance non cosciente. Eh, e lui se ne va, se ne va totalmente. Tant'è che poi al suo rientro racconta effettivamente quello che gli era stato, eh, quello che, era, che, aveva, che aveva visto. Eh, tendenzialmente si finisce sempre a eh, puntare il focus verso eh, un posto con della geometria sacra. La geometria sacra è quasi sempre, diciamo, la... Matrice de, di quello che è all'esterno, diciamo se così vogliamo dire, della nostra dimensione. No? Eh, addirittura lui ha parlato di una tecnologia, vedeva computer in un certo senso, meccanismi fatti in una certa maniera, che, che gli facevano presupporre che esisteva una intelligenza ehm, superiore, molto elevata, anni luce in confronto a quello che è, che noi abbiamo qua sulla Terra. No? E, però tutto questo succedeva quando lui non era cosciente, poi rientrando effettivamente eh, ha raccontato quello che è stato il viaggio. E qui quindi ecco, io, io la so così Max, magari mh, non so tu se, se hai approfondito la questione. Uh, più che altro non, uh, non avevo notato questa peculiarità, nel senso uh, ho, let ho letto tutti gli esperimenti uh, che ha fatto uh, Strassman e uh, lui stesso li ha catalogati. Uh, in base alle, alle diverse esperienze, non avevo messo in correlazione il, la, il livello di sostanza con il genere di esperienza. Ma adesso che mi ci fai pensare ci può stare, perché è vero che alcuni vedevano uh, creature elfiche tipo, altri vedevano degli alieni, e altri vedevano addirittura tipo mandala, uh, cose geometriche, fino ad arrivare a vedere una sorta di divinità. Eh, non le vuoi messi nella giusta scala ci può stare perché noi stiamo ipotizzando, eh, Strasman poi ipotizzava tutto questo insieme di studiosi, un livello multistrato della realtà quindi probabilmente io più DMT assumo o più DMT ho in circolo diverso è eh, il grado in cui giro la rotella di sintonizzazione della radio il gain. Sì. Eh, esatto il gain che abbiamo qua sul microfono <ride> eh, esattamente sì sì no guarda io ti dico la verità eh, nel senso il discorso della del, psico, la psiconautica se così la vogliamo chiamare è qualcosa che mi ha sempre affascinato eh, nella misura in cui potevo ovviamente interessarmene perché purtroppo eh, non è assolutamente insomma legale poter fare determinate cose però effettivamente ad oggi, dopo circa dieci anni di studi, posso dire che mh, credo di aver compreso il motivo per cui eh, potrebbe non essere legale. Eh, tutto questo potrebbe essere a favore, insomma, di una società del prendi e il consuma, di una società, società data tutta al materialismo, data tutta al stai qui e lavora. Eh, perché, mh, comunque, sia come diceva anche uno dei partecipanti a questo documentario, eh, l'estasi. Eh, la, la, la prova insomma del eh, rimanere estasiati non è una cosa che eh, ci è concessa no? rimanere in trance estasiati e capire che c'è qualcosa oltre eh, qualcuno ha fatto anche questo eh, parallelismo tra eh, il discorso della materia oscura no? si parla tanto di questa materia oscura che comprenderebbe la maggior parte del nostro universo ecco, eh, in quel caso attraverso l'utilizzo della DMT sembrerebbe che questa materia oscura diventi chiara, nel senso che poi si, si viaggia attraverso questa realtà e, e, e che si, ci, si, ci si trovi insomma in queste dimensioni in queste situazioni qua io per cioè, so, ti ripeto, sono molto affascinato Max, non so, non so tu eh, a che livello sei affascinato da questa cosa ma immagino parecchio eh, assolutamente, sì um... Volevo dire un paio di cose, un attimo che io devo riordinare ogni tanto le idee uh, sul, discor sul discorso che dicevi tu, ci sta anche questa è una cosa su cui mi hai fatto riflettere. Uh, stiamo parlando essenzialmente di, un, di una sostanza che uh, interagisce e che permette di produrre serotonina, che è l'ormone della felicità, uh, con tutte le sue conseguenze e complessità. Come hai fatto a notare tu poco fa... Uh, quello a cui ci stanno invece eterodirigendo, quindi ci stanno portando a fare, è eh, avere enormi e continui stimoli superficiali di serotonina. Eh, mica per niente si dice che i giovani sono sempre più eh, bisognosi di emozioni intense, ripetute, quindi è come se eh, venisse sostituito. Un qualcosa di endogeno, appunto, come quello di cui stiamo parlando, e non parlo solo della DMT, di tutti i viaggi eh, animici che vengono fatti e quindi stimolano determinate produzioni del corpo, con qualcosa di uh, superficiale passeggero. Quindi uh, mi viene in mente il giochino, uh, il giochino nuovo, la, il, il post sul, sul social, il, la musica. Uh, magari più, più assillante, sta, si sta sostituendo probabilmente un bisogno fisiologico che normalmente viene soddisfatto in maniera uh, più giusta e naturale con qualcosa di più mirato e veloce. Cioè tu non preoccuparti, ti do io la soddisfazione, di modo che io possa decidere il tuo livello di dipendenza se io decido il tuo livello di dipendenza decido anche la tua dipendenza da me e so che tu fare quel che dico io può essere una cosa in questi termini per esempio certo assolutamente sì sul discorso sì, sì, poi, ma... prego prego no, sul discorso poi materia oscura, materia bianca ci, ci volevo arrivare che ho ancora un po' di cose un po di vai cose, vai cose... È, è tutto tuo prego <ride> ok eh, no, per esempio, una cosa che sicuramente è in relazione con tutti, tutti questi discorsi, e che magari non è stata vista subito, eh, è eh, il discorso della nascita, la morte e le esperienze di premorte. Eh, perché questo? Eh, perché la ghiandola pineale, che è quella che diciamo prima, che produce la, la dimetiltriptamina, eh, diventa visibile. Eh, nello sviluppo del, del feto a sette settimane, che quindi più o meno sono 49 giorni dopo il concepimento. Perché questa cosa è così eh, importante, interessante? Perché eh, questo è quasi eh, lo stesso momento, quindi le sette settimane e 49 giorni, nel quale si può vedere chiaramente la prima indicazione del sesso maschile femminile del feto. Eh, prima di questo periodo, il, il sesso indeterminato o, o sconosciuto. Eh, perciò, se ci facciamo caso, la, la ghiandola pineale è eh, la più importante differenziazione dell'umanità, su cui ultimamente stanno un attimino, un attimino derivando, e quindi la, la differenziazione tra genere maschile e femminile, compaiono, guarda caso, nel corpo nello stesso momento, 49 giorni, 7 settimane. E un'altra cosa, questo numero ritorna, eh, nel libro tibetano dei morti, il libro tibetano dei morti eh, ci insegna che l'anima della persona che è appena morta sono necessari 49 giorni per, per reincarnarsi. E di questa cosa ho parlato appunto ultimamente anche con la tanatologa, di cui ho parlato tanto, ho fatto spesso riferimento in questo canale. Anche lei me l'ha confermato nei suoi studi. E sì, sono tutte coincidenze, però guarda caso, ghiandola pineale 49 giorni differenziazione del sesso, eh, reincarnazione dopo 49 giorni e facciamo un gradino superiore, un, un ulteriore gradino, a volte mi chiedo mi... eh, parole, che cosa hanno in comune questi due eventi, la nascita e la morte? Eh, la nascita e la morte e le esperienze di premorte ovviamente eh, sono degli eventi, eh, magari banali dirlo, ma sono stra straordinariamente stressanti. E in questi momenti si hanno enormi emissioni di ormoni dello stress, eh, quindi eh, vengono inclusi in questo anche l'adrenalina la, e la noradrenalina, che sono delle catecolamine che stimolano la ghiandola pineale, guardo caso. Eh, e in chi sta morendo o è morto da poco, il tessuto della ghiandola pineale può ancora produrre. Per alcune ore, eh, probabilmente anche di più. E questo potrebbe avere addirittura, ci possiamo arrivare anche da soli, degli effetti sulla coscienza residua. Quindi la domanda che viene spontanea è: eh, se le onde cerebrali del nostro cervello ci dicono, dicono la scienza che siamo morti e segnano l'encefalogramma a piatto, e che cosa ne è del nostro stato mentale interiore durante quei momenti, quindi del dell'anima e qui ritorno sul discorso nascita morte esperienze di premorte ghiandola pineale stress di mt sono tutte cose eh, curiosamente legate veramente legate eh sì eh sì poi tra l'altro eh, nei momenti insomma eh, che tu hai appena citato eh, è risaputo che la ghiandola pineale secerne una grande quantità di, 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 di DMT, eh, quindi mh, sia nella, nel momento della morte sia nel momento eh, della nascita e anche nei momenti, insomma, dove noi sogniamo. Ecco un altro, eh, adesso mi viene in mente: un altro mh, diciamo, esperimento che stanno facendo ultimamente per sviluppare questa, eh, questa ghiandola pineale che tendenzialmente intorno ai 26-27 anni è già quasi totalmente calcificata. No? Per decalcificarla e far sì che torni eh, a secernere il diciamo, DMT e soprattutto a se in grande quantità sono state inventate queste dark room praticamente delle stanze dove tu vieni messo dentro penso in giro in America da qualche parte così eh, completamente al buio per uno o due giorni senza bere, senza mangiare e senza niente a quel punto praticamente la ghiandola pineale si decalcifica in qualche modo eh, almeno per una piccola quantità e incomincia a sprigionare DMT a livelli abbastanza eh, importanti, a tal punto che alcune esperienze, alcuni di quelli che hanno provato queste esperienze raccontano eh, insomma che è quasi come assumerla eh, diciamo per via eh, diciamo fumata o endovenosa. Quindi ecco, questo era un altro parentesi che volevo dire, scusa Max. Figurati, anzi vero, questo per esempio mi fa portare mi porta ad una riflessione che sto facendo in questo momento. È vero quello che dici tu, uh, l'ho sentito anch'io. Per esempio, uno dei, um, delle sostanze che porterebbero alla calcificazione della ghiandola pineale eh, sono i fluoruri contenuti nelle, nelle acque da bere. Che... E solo che mi viene da pensare: eh, ma è un dubbio che mi pongo io. Non può essere che la ghiandola pineale venga completamente calcificata, perché comunque ha una sua funzione fisiologica, eh. Immagino che diventeremo come degli zombie alla fine: beh, ma più o meno <ride> siamo <c> lì. <ride> <ride> Dio, no, non hai tutti i torti. E sì, però caspita questa cosa qui uh, è una cosa che, uh, secondo me, dovrebbe farci riflettere, anche perché uh, c'è anche la controprova: uh, si sta spostando. Sempre di più la um, vitalità notturna. Nel senso, il giovane vive molto di più la notte, o se non vive la notte, si fa in modo sempre di avere questi cavolo di schermi davanti agli occhi, che ci sembrano una banalità, ma il famoso effetto luce blu, e anche quello influisce uh, sia sulla produzione della melatonina quindi ci permette o non ci permette di avere un riposo sano, che di conseguenza anche della dimetiltriptamina. E sai, magari sono tutti casi, ci sta, io non escludo mai niente, ci può stare che la sfiga ma, <ride> ci vede sempre bene, però ci sono troppe coincidenze tutte che vanno in un'unica direzione. Eh sì, assolutamente sì. E la cosa mi, mi incuriosisce. Io per esempio, c'entra poco con l'argomento di, di questa sera ma um, questo è un discorso che mi sono fatto io, so dove porta, ma non so dove porta nello stesso tempo, eh, secondo, eh, è una cosa bio biologica e ho notato che anche alcune dottrine eh, filosofiche e religiose ne parlano, si ha questa contrapposizione tra la rotondità, quindi il cerchio o qualcosa di sinusoidale e gli angoli sembrerebbe che determinate entità eh, si spostino solo negli angoli. Anche nel momento della morte viene detto di fare attenzione a non avvicinarsi agli angoli, che dove queste entità predatorie ci eh, potrebbero afferrare. Semplifico molto il tutto perché non volevo perdermi su questo. Però questa cosa può sembrare campata in aria, ma centra con tutta la deriva tecnologica che stiamo avendo. Per esempio, l'analogico verso il digitale l'analogico è cerchio è sinusoidale il digitale è spigoli è 0 e 1 più e meno e non è che queste cose qui sono in qualche modo legate perché c'è tutta questa spinta nei confronti del digitale la, la stessa musica che ci sta venendo propinata sempre di più negli anni ormai c'è solo quella in digitale sì ok è più pura nel senso è più pulita non è più pura ma l'LP è più fedele è meglio più fedele o è meglio più puro perché si spinge verso la qualità che però è più asettica e non solo certo. quello e boh, diciamo. non lo so sono tutti ragionamenti che magari lascio, lascio lì e mh, io volevo proseguire un attimo il discorso sugli certo. incontri con le altre entità e la cosa appunto che mi ha colpito in questi studi che aveva fatto il dottor Strassman era appunto che molti volontari eh, dicevano eh, quando poi raccontavano a posteriori eh, le loro esperienze eh, dicevano frasi del tipo mi stavano aspettando oppure dicevano di questa entità che loro affermavano sta arrivando quindi se io sono eh, quello che sta esperiendo la reazione loro mi guardano e dicono: Sta arrivando, quindi sono consapevoli. C'è una consapevolezza dall'altra parte di queste entità, di questi uh, regni tramite uh, i quali si può accedere utilizzando questa, questa molecola endogena. La domanda che può sorgere uh, spontanea, e che mi ha fatto appunto ricordare uh, prima parlando di, uh, di, di Materia Oscura. E come possono queste entità essere anche solo lontanamente consapevoli della nostra presenza se noi normalmente non abbiamo percezione della loro? Com'è che loro ci Sembrerebbe che ci vedano e si possano preparare perché a volte sembrano proprio preparati per proseguire quello che stavano facendo. E visto che noi di solito non vediamo, non sentiamo la, la presenza di questi esseri eh, in altre circostanze nella vita di tutti i giorni. Come sanno quando devono aspettarsi il nostro arrivo e farsi trovare pronti? E probabilmente prima che noi li si possa vedere, anche per loro la nostra presenza è meno reale, ma in qualche modo sembrerebbe che loro, appunto, dicevo, eh, hanno consapevolezza di noi. Potrebbero, per, per esempio, percepirci. Quindi quando noi, ha, per esempio, diciamo, ho la sensazione... Di essere osservato ci sia qualcuno, probabilmente loro hanno queste mh, percezioni un po' più eh, raffinate, o sono in una situazione in una, eh, ad un livello in cui è più facile vedere da questa parte, e solo che magari non, non lo vedono in modo particolarmente chiaro o, e di conseguenza non possono interagire con noi. È un po' come magari se, se lo vedessero, se vedessero solo le nostre immagini. O come se ci vedessero lo specchio, per esempio, no, un'immagine nello specchio la vediamo e non ci possiamo interagire o attraverso una finestra, quindi probabilmente loro potrebbero essere pronti, ma non sono ancora in grado di agire su di noi finché noi non facciamo più o meno consapevolmente un, uh, un passo verso la finestra dove poi si trovano loro. Quindi, in quel momento noi diventiamo reali per quegli esseri. Quanto esattamente loro lo, lo sono per noi. E quindi questo apre varie ipotesi, secondo me interessanti. Una è che probabilmente l'essere umano esiste su più, su più livelli e questa è una cosa fantastica, perché probabilmente noi, appunto, interagiamo, ma siamo consapevoli di solo un tipo di interazione, ma nello stesso tempo ne stiamo facendo altre. E questo, questo cosa questo comporti? Eh, e dura da da realizzare, ma un'altra domanda che potrebbe venire eh, lecito farsi potrebbe essere lecito farsi, è con che tipo di corpo interagiamo quando siamo di là, quello che viene definito come là, e siamo quindi entrati in contatto con questi esseri. Le ipotesi che sono state fatte a cui tu accennavi prima eh, sono, per esempio, delle particelle che vengono chiamate WIMP, è un acronimo che sta per weekly. Uh, non settimanali uh, deboli, weakly interacting massive particles, che vuol, vuol dire particelle dotate di massa che interagiscono debolmente con la materia normale. E, e la fisica, determinati aspetti della fisica, dicono che uh, queste WIMP potrebbero essere i candidati principali a formare appunto la, la materia oscura. Quindi probabilmente, una volta che noi e gli abitanti di, di questa materia oscura riusciamo a percepirci usando lo stesso mezzo, quindi noi usiamo questa sorta di periferica costruita di questa materia, quindi utilizziamo questa Wimp allora essi possono iniziare a lavorare sui nostri corpi eh, di, maniera, di, di materia oscura, e la cosa intrigante è che appunto Strassman faceva alcuni esempi che mi hanno colpito, che mi ero anche segnato parlava di uh, che durante le somministrazioni di DMT eh, lui nominava tale Sean eh, a cui fu sistemato un orecchio in questo corpo che lui utilizzava uh, a tale Ben veniva, è stato inserito un impianto sotto pelle nell'avambraccio uh, a tale Jim fu introdotta una sonda nell'occhio uh, c'è Geremia che venne sottoposto a una riprogrammazione del cervello vengono fatti mh, quindi delle operazioni Uh, io ricordo addirittura uh, che in determinati contesti venivano uh, smontati gli scheletri e, e riassemblati, contate le ossa e rimessi insieme. Quindi questi uh, volontari percepivano come assolutamente fisico quello che gli succedeva, tant'è che provavano dolore, come spesso si dice si provi dolore durante gli esperimenti alieni. Quindi un corpo da quella parte c'è, ma. Quel corpo non è lo stesso che c'è da questa parte. Una spiegazione potrebbe essere quella che accennavi tu, e anch'io di queste particelle che formano la materia oscura, che magari oscura e ma non è. Assolutamente, assolutamente d'accordo con te, amico mio. Sì, sì, questo era quello che avevo visto anche nel pomeriggio, in questo documentario, veramente interessante e. E, e ti fa riflettere, ti fa riflettere. Cioè, per questo, quando abbiamo iniziato questo argomento eh, oggi, eh, ho detto che è un argomento che mh, ne comprende tanti altri, può aprire veramente le porte verso dei discorsi assolutamente pieni di significato e anche molto importanti. Quindi, ecco, non prendiamo mh, diciamo per partito preso. Eh, determinate concezioni sulla psichedelia, su alcune sostanze e su quant'altro in negativo perché ce l'hanno detto insomma eh, cerchiamo di aprire la mente anche nello studio di determinate cose per quanto c'è concesso perché più di tanto non c'è concesso però sostanzialmente c'è la possibilità di andare anche a comprendere qualcosa in più studiando e cercando di capire di cosa stiamo parlando perché appunto quando mh, poi vediamo Film anche come avatar che ci rappresentano eh, momenti insomma molto simili a quelli che rappresentano la psichedelia perché anche quando si sta tutti insieme sotto l'albero in trance eh, quando ci si connette con l'albero quando ci si connette insomma anche tra eh, i vari esseri che incontriamo lì per me è una metafora abbastanza diciamo quasi palese di alcune eh, tecniche che noi eh, abbiamo o dimenticato o comunque sia ci hanno assolutamente eh, vietato di poterle, di poterle applicare Max, hai altro da aggiungere? Sì, volevo un attimino concludere il discorso per arrivare alla yes. um, a, a, chi, a chiudere la quadra a parte che scusa, io lo condivido anche con gli altri, c'entra poco tu parlando di, di Avatar <ride> mi hai fatto venire in mente il film <ride> che ti ho mandato oggi <ride> O, oggi ho già scoperto Come... il, il film Anatar. <ride> sì, ma dovevo andare da oggi ho fatto ride Anatar. Bellissimo. È una, una, sì, una, una parodia italiana. lo faccio vedere. Eh sì. È. Del, del film Avatar solo che parla di un pianeta in cui gli esseri umani si sono evoluti dalle anatre. Bellissimo. <ride> Penso, ma, ma esiste questo film secondo te? O è... Sì, sì, esiste, esiste. Ci sono ah, delle recinzioni, le le recensioni. È un ah, tentativo okay. di riportare la, la parodia italiana in auge. Pare in maniera un po' fallimentare, aspettiamo okay, <ride> <facciamo> un attimo, <ride> <ride> grande. Allora, un film di Ops. Scusate, volevo vedere di chi era il film perché mi interessa. Di Alan Smithy, ok, perfetto. Oggi leggevo Prego, che Alan Smith, tra l'altro, è un acronimo che si usa ad Hollywood per determinati contesti. Mi sembra quando non si voglia far venire fuori il proprio nome per determinati motivi. Quindi, vabbè, comunque piccola <ride> parentesi. Poi, magari se qualcuno ha il coraggio di vederla, ce ne parla. E, no, io volevo chiudere un attimino il discorso portando appunto sui rapimenti alieni che avevamo, che avevamo, a cui avevamo accennato, perché in tutto questo nove di autori, un altro che ho, che ho conosciuto eh, è John Mack, tra l'altro consiglio a chi è interessato, la, è una casa editrice italiana, la Venezia, con la X, che pubblica un po' di collane particolari di testi esoterici, c'è cioè una collana dedicata a dei libri molto particolari appunto, tipo questi di cui stiamo parlando, e ne ha pubblicato uno di John Mac, che è Passaporto per il Cosmo e è molto famoso in patria. E John Mac, un altro ricercatore, che sottolinea che queste esperienze, quindi i rapimenti alieni, avvengono con maggiore frequenza eh, durante momenti di, di crisi personale, traumi o perdite. Quindi torniamo un po' ancora a quello che avevamo detto poco fa sul... Sugli, sui momenti di nascita, morte e premorte e, e quindi crisi personale, traumi e stress, probabilmente questi individui, uh, in questi individui che vengono rapiti, che um, sperimentano i rapimenti alieni, probabilmente in loro, um, il loro livello di stress o il dolore. E prevalgono sulla capacità della ghiandola pineale, che è quella di cui stiamo parlando essenzialmente questa sera, di evitare un eccessivo rilascio di DMT, perché appunto diciamo che c'è un sottile gioco di equilibrio e quindi probabilmente situazioni di forse stress o dolore non regolano più questo, questo secernimento e innescano l'accesso a, a queste esperienze insolite. Eh, inoltre, mh, molti addotti hanno una storia addirittura di incontri che risale alla loro infanzia, e l'ipotesi è che queste persone potrebbero avere una capacità particolarmente attiva di produrre DMT e metterla in circolo, derivante magari da una predisposizione biologica, eh, magari combinata anche ad un, uno stato intenso di stress cronico o ricorrente. Uh, Mac per esempio sottolinea uh, che molti rapimenti nelle case delle persone hanno luogo proprio nelle prime ore del mattino proprio nel momento in cui la ghiandola pineale è più attiva e il momento più probabile per l'attività onirica è anche quello in cui i livelli di melatonina che è prodotta anch'essa dalla ghiandola pineale sono massimi e vale a dire attorno più o meno alle 3 di notte quindi è possibile che la produzione di DMT nelle prime ore del mattino apra le porte agli incontri con gli alieni e eh, in, in individui predisposti. Una mia esperienza personale, per esempio, è che quando mi capita, poi io sono una persona che pensa molto, molto cerebrale, se mi capita di, per determinati motivi di svegliarmi la notte, a me io vivo con più intensità determinati pensieri la notte piuttosto che gli stessi pensieri pensati di giorno è come appunto se durante la notte si parcheggiasse la parte razionale, quindi sinistra del cervello e per disposizione proprio biologica dell'essere umano eh, la notte sia più soggetta alla parte onirica e emozionale, quindi se anche per un qualche motivo noi siamo e questo lo dico perché, magari facendo mente locale, un po' anche chi, chi ci segue può, può verificarlo. Se per qualche motivo, noi in quel momento in cui noi dovremmo riposare, veniamo svegliati, siamo razionali, pensiamo a cose che ci sono successe durante la giornata, ma se ci facciamo caso, appunto, quelle stesse cose ne le viviamo diversamente, in maniera più emotiva e ad un livello diverso eh, rispetto a quello che potrebbe essere il modo di affrontarlo durante il, il giorno. Per chiudere tutto il cerchio, eh, volevo ipotizzare che, per esempio, la, la DMT potrebbe essere una sorta di, di termostato della realtà, perché il cervello sembra aver fame di DMT, eh, spende energia preziosa nel trasportarla attivamente eh, dal sangue ai suoi angoli più nascosti. E quindi è come se questa sostanza fosse necessaria per le normali attività cerebrali. L'ipotesi è che solo la giusta quantità di DMT... È coinvolta nel mantenimento delle corrette proprietà riceventi da parte del cervello. Quindi, appunto, il glucosio gli serve come energia. La DMT a cosa gli può servire? Perché sappiamo il suo, il suo effetto, però è un dato di fatto che il cervello lo utilizzi. Perché? Probabilmente eh, serve a mantenerlo sintonizzato su quello che potremmo chiamarlo il canale realtà. Quella che vediamo tutti i giorni, il canale E0 per esempio, e metti che eh, per qualche motivo c'è troppa sostanza, troppa di, di metiltrittamina e allora appare sullo schermo della mente uh, ogni genere di programma strano inaspettato. E se è troppo poca, eh, magari la nostra visione del, del mondo si restringe o si appiattisce addirittura, come diciamo poco fa, per esempio, io e te, che ci stiamo zombificando in generale come società. Quindi potrebbe essere una componente essenziale del cervello per mantenere la consapevolezza della realtà di tutti i giorni. E in un certo senso, appunto come dicevo all'inizio, possiamo considerare questa sostanza come un termostato della realtà che ci sì. mantiene in una fascia ristretta di consapevolezza tanto da eh, garantirci e assicurarci la sopravvivenza. In un certo senso, per fortuna, che è così. Eh sì, assolutamente sì. Ma guarda che eh, hai colto nel segno perché mh, diciamo che si, si dice che quando c'è troppa mh, DMT eh, diventa tutto psichedelico, quando ce n'è troppo poca è tutto grigio e molto opaco. Quindi mh, penso che sia un po' una metafora di quello che hai detto tu. Eh, io, io sinceramente sono d'accordissimo con te. Questa sera sono d'accordo a pieni voti con te al 100% Ottimo. Bene, siamo arrivati penso al termine di questa puntata, anche se ce ne sarebbero da raccontare sul mondo della psichedelia, sul mondo della DMT, della ghiandola pineale, sicuramente noi abbiamo solamente grattato la superficie di un argomento vastissimo. Spero che comunque sia eh, abbiate gradito no, questo nostro racconto, questo soprattutto studio da parte di Max, perché eh, abbiamo visto come effettivamente ci ha portato delle basi scientifiche, basi eh, spirituali e delle basi insomma anche esoteriche per comprendere al meglio eh, come potrebbe eh, diciamo identificarsi questa molecola eh, che dentro di noi è presente ed è presente in tutta la realtà che ci circonda eh, quindi ecco mh, io ringrazio infinitamente il mio amico max per essere stato così eh, dettagliato è stato veramente gentilissimo grazie max grazie a te adrian e come sempre io ovviamente ringrazio tutti gli amici che ci hanno seguito fino adesso, fino a questa ora. Siete stati in molti, eh, vi eh, invito a eh, diciamo, seguire ehm, questa settimana diverse puntate che faremo praticamente ogni giorno, eh, concludendo la domenica. Insieme a, una nuova, eh, a un nuovo format, il format sul cinema, qualcuno ha detto nulla di nuovo? Sì, ci può stare, però. I film hanno eh, diversi livelli di interpretazione soprattutto da parte eh, dipende da chi li guarda insomma da chi li analizza quindi io e franci io e francesco insieme abbiamo deciso che porteremo avanti questo eh, nuovo format analizzando tutti i film che ci consiglierete e che eh, troveremo interessanti di nuovo un abbraccio a tutti quanti un abbraccio grandissimo a max e vi auguro una buona notte ciao 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 a tutti